Come realizzare un astuccio con doppia zip. Benvenuti e bentornati sul canale di Design e Creation. Oggi realizzeremo insieme un bellissimo astuccio con doppia zip. Vediamo di cosa abbiamo bisogno. Per prima cosa scegliamo i colori delle stoffe o le fantasie che preferiamo. Io ho scelto stile marino per l'esterno e l'interno color rosa. E poi ci occorreranno due chiusure lampo. Come sempre ci occorreranno un metro, degli spilli da cucito, forbici sia per la carta che per la stoffa, la carta per il cartamodello e una riga. Iniziamo con il preparare il nostro cartamodello. Taglieremo quindi un cartamodello per la misura di 32 x 32,5 cm. Un cartamodello di 32 x 37,5 cm ed un altro rettangolo di 32 x 3,5 cm. Applichiamo quindi il nostro cartamodello sulla stoffa e procediamo con il ritaglio. Una volta ritagliati tutti i pezzi, così come da cartamodello, ricordiamoci di tagliare anche una flisellina della misura 32 x 37,5 cm, che andremo poi a termoincollare sulla stoffa esterna. Quando termoincolliamo la flisellina, ricordiamoci che la parte lucida, cioè la parte dove si trova la colla, va applicata sul rovescio della stoffa dove lo dobbiamo applicare, in questo caso sulla nostra stoffa che va all'esterno del nostro progetto. Procediamo dunque a tirare, quindi a termoincollare, la nostra flisellina sulla nostra stoffa esterna. Prendiamo adesso il nostro rettangolo di 32 x 3,5 cm e lo andremo a piegare mettendo il dritto sul diritto, in questo modo, e andremo a fare un piccolo taglietto nella parte centrale di questo rettangolo, messo insomma a metà. Appoggiamo quindi il nostro rettangolo sulla nostra chiusura lampo e riportiamo il suo centro anche sulla chiusura. Faremo la stessa cosa anche con i due pezzi di stoffa che utilizzeremo per l'interno. Quindi ci troviamo il nostro centro, dividiamo prima la nostra stoffa a metà e andremo a segnarci il nostro centro e a fare un piccolo taglietto per tutte e quattro le parti. Adesso appoggeremo la nostra chiusura lampo, il suo rovescio, sul rovescio della stoffa che utilizzeremo per l'interno e agganceremo tutto con degli spilli. Adesso andremo ad applicare il diritto del rettangolo di stoffa di 32 x 30 x 3,5 cm sul diritto della chiusura lampo e andremo a fermare il tutto con degli spilli. Vi dovete trovare il progetto in questo modo. Andiamo adesso a macchina e dovendo cucire una chiusura lampo, ovviamente andremo a cambiare il pilino e metteremo il pilino per la cucitura delle zip. Ecco fatto. Adesso possiamo procedere con la cucitura della zip.
Facciamo attenzione al cursore durante la cucitura, onde evitare di spezzare l'ago. Dopo la cucitura, il progetto si presenterà in questo modo. Andiamo adesso a ribattere e diamoci una mano, aiutiamoci con degli spilli, quindi blocchiamo tutto con degli spilli, dopodiché possiamo procedere con la cucitura a macchina. Adesso prendiamo l'altro pezzo di stoffa sempre per l'interno, lo mettiamo sul rovescio e applichiamo la chiusura lampo rovescio su rovescio e blocchiamo tutto sempre con degli spilli. Adesso andremo ad unire i due lavori dove sono presenti le chiusure lampo, in questo modo. Aiutiamoci sempre con degli spilli, quindi blocchiamo tutto il lavoro con degli spilli e passiamo a macchina. Vi ricordo che abbiamo ancora il piedino utile per la cucitura con lo zip. Svoltiamo il nostro lavoro e andiamo a fissare sempre con degli spilli il rettangolo di stoffa sulla chiusura lampo di modo tale da poter fare poi la nostra ribattitura. Prendiamo adesso la parte della stoffa esterna e facciamo gli stessi taglietti per il centro come abbiamo fatto per quella interna. Il tutorial parte prima per la realizzazione dell'astuccio con doppia zip termina qui. Mercoledì 5 ottobre verrà caricato il tutorial parte seconda e termineremo insieme così il progetto. Vi aspetto mercoledì sera e se non vi siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale di Design and Creation così da non perdere nella seconda parte del tutorial né gli altri tutorial che verranno caricati su questa pagina.